Allora, andiamo a iniziare questa trasmissione. Diamo il benvenuto al dottor Rosario Cannizzo. Come grazie. Stiamo? Tutto bene? Sì, bene, bene. Senti, sei primario a Militello? Sempre. Primario, raccontaci un po'. Sono ormai da 6 anni a Militello. Come ha lasciato Caltagirone, il Gravina di Caltagirone. La mia bella cittadina di Caltagirone, alla quale comunque resto sempre affezionato. Non confondiamo, la tua bella cittadina, la tua bella cittadina è Gran Michele. Sì. Però Caltagirone non posso negare. Anche per non tediare i telespettatori. Ci ho vissuto così tanti anni, ho fatto così tante cose importanti, per cui sono particolarmente legato a questa città e quindi ritorno sempre con piacere. Poi se vengo a trovare te sono ancora più contento. Perché questo guarda che non ti metti in buona luce con l'attuale assetto amministrativo della città. Ma guarda che di essere distaccato. A parte diciamo la setta, nessuno è in buona luce a Gran Michele per la setta. Cos'è la setta? È una setta politica, molto chiusa, molto ha una concezione molto manichea della politica, per cui da un lato ci stanno i buoni e tutti gli altri sono cattivi. Da un lato io sono buono. Per te non solo so, io sono buono. Per dire, no? Potremmo fare un esempio di questo tipo, tu potresti essere quello buono e tutti gli altri poi sono cattivi, no? Quindi una gli umani devono sempre diffidare quando trovano persone che dicono e assurgono sul ruolo noi siamo i migliori, io sono il migliore. Ma infatti, uno che è migliore o se qualcosa è di migliore deve dimostrarlo sul campo, devono essere gli altri che devono dire che è il migliore. Ma mai fare l'etichetta loro usano, siamo i migliori, non esiste un linguaggio come dire offensivo, un linguaggio molto che sai, Robespierre fu il primo a tagliare le teste in Francia, ma poi finì in ghigliottina anche lui. Quindi sai, nella vita i costi certo, e i costi la piazza storici, Carlo Maria Garaffa è molto grande, per cui voglia, una ghigliottina là ci starebbe voglia, bene. A voglia. Ci manca solo questo. Vabbè, dai. Messa di fronte al principe. Ci manca solo che questo. Assiste così. Vabbè, bando agli scherzi. Dottor Rosario Cannizzo, personaggio dal punto di vista politico, amministrativo, protagonista negli anni passati, ma anche recentemente, il quale è riuscito anche a mettere su un sodalizio sociale politico, diciamo, no? Chiamato La Rinascita, che ha concorso anche alla campagna elettorale, abbiamo raggiungendo l'obiettivo di avere un consigliere comunale, per un pelo non è scattato anche il secondo. Ma questi possono essere dettagli. Dottor Rosario Cannizzo è stato amministratore della città di Gran Michele in anni passati, comunque persona che indubbiamente conosce la cosa pubblica non dall'interno del palazzo, da dove manca da diversi anni tra l'altro, no? Ormai sono quasi 4 anni. Ecco. Però vive la città, vive la società, vive le cose buone e cattive della città di Gran Michele. Noi queste sere stiamo cercando di dare un po' spazio, fare sempre un focus su Gran Michele, perché crediamo che sia importante per il ruolo che la città di Gran Michele ha sempre avuto nei confronti delle politiche territoriali del Calatino, diciamo, ecco, io non mi stanco di dire, ma lo ripeto per aiutare qualche catapultato qui a Gran Michele, anche se nel DNA, nelle origini può essere Gran Michelese, nell'aiutare gli stessi per capire un po' le dinamiche di questa città di Gran Michele, perché sai, io vengo da un paesello dove sono nato, ma in effetti siccome mi portarono via a tre anni è chiaro, non è che posso dire di conoscere tutto di quello dove sono nato, per cui quando ci arrivo arricchisco sempre il mio bagaglio, ma mai posso dire di conoscere a fondo. Invece qualcuno credo che invece su Gran Michele ritiene di essere il detentore, diciamo, della scienza, della conoscenza, ahimè non è così, e quindi poi porsi a pontificare. Allora noi anche con queste trasmissioni vogliamo essere proprio evangelicamente vicino, diciamo, no? Per cercare di aiutare, di informare, di indottrinare queste persone, per cercare di fare capire che cos'è Gran Michele, cosa è stata Gran Michele,
quali sono stati i personaggi di Gran Michele, che non è soltanto il dottore Gurriere, naturalmente, no? A cui è intitolata la villa comunale, e nessuno l'ha dimenticato. Però ecco, anche il più recente passato, cioè annoverare tutti come se fossero stati alla corte dei potenti, mi sembra un errore, o comunque è un massimale dove una butade, diciamo, giusto? Perché di questo si tratta. Io, per esempio, editore di questa televisionuccia che opera da circa 40 anni, con i potenti di Gran Michele, quando era potentissimo, hai avuto problemi. Problemi grossi. Cioè, io sono stato denunciato dal presidente della regione all'epoca, Lombardo, ma forse qualcuno che viene dall'aldilà e trafondato qua sconosce questo aspetto. Non sono stato mai tenero, diciamo, con i potenti, questo per una questione, ma questo lo facciamo soltanto per aiutare gli ignoranti di questa vicenda, così possono aggiungere, oltre i 2-3 curricula che possono esporre, che possono sottoporre come credenziale, anche quella di conoscere la città natia, e pian piano cercheremo di assolvere anche a questo compito. Allora, dottore Cannizzo, allora, stiamo bene, ti vedo sempre in salute, ti vedo sempre grazie impegnato. Grazie a Dio, sì, grazie a Dio. Allora, senti, 7 mesi dalla fine della campagna elettorale, 7 mesi che la città di Gran Michele è amministrata, bene o male non lo so, io lascio il microfono a te per fare le tue valutazioni, avendo detto che eri il presidente di un sodalizio politico, la Rinascita, che è stato nell'agone della querelle democratica della competizione elettorale. Prego, Rosario. Ma Pino, i problemi di una città, Gran Michele, così come credo un po' in tutte le città del meridione, sono tanti, molteplici, e hanno radici storiche anche lontane, se vogliamo, con obiettività bisogna ammetterlo. Certo, non viviamo in questo momento un clima, come dire, di serenità in città, perché una serie di fatti stanno creando un po', soprattutto la vicenda delle bollette dell'acqua che sono state inviate di recente e che sono arrivate nelle famiglie, hanno creato come dire, un po' di sconcerto, perché evidentemente c'è stata, credo, un po' di approssimazione, nonostante ammette che ci siano delle difficoltà nella gestione del problema idrico a Gran Michele, però devo comunque dire che le soluzioni poi trovate sono state le peggiori possibili, perché hanno creato, appunto, come ti dicevo, disagio e sconcerto in gran parte della popolazione, a tal punto che avviene una cosa che non è mai avvenuta nella storia della città, che i consiglieri comunali del partito che governa questa città, cioè del Movimento 5 Stelle, hanno invitato la gente a recarsi presso la sede, la loro sede politica, per portare loro le bollette, e perché poi non so cosa dovrebbero fare, cioè una cosa che devono fare le istituzioni e che invece loro hanno... C'è un po' di confusione. Una confusione totale. Non so, fra l'altro, quanto sia legale tutto questo, perché... Beh, intanto si apprezza la disponibilità, perché, di tutta una struttura. Ma no, ma certo. Guarda, Pino, che... allora, a voler mal pensare, perché se ragioniamo a pensare male, no? Di tutto e di come tutti... Come diceva Andreotti, come, ci si azzecca. A volte, no, però voglio dire, diventa anche poi un sistema di discussione, certo. Perché... Voglio dire, allora, chi può dire che tutto questo caos non sia stato creato apposta per portare poi la gente dai consiglieri comunali di un partito, in modo che questo partito... Ma questi consiglieri comunali sono in contatto forse con il centro, i computer, il centro del comune? Sono in grado di prendere le bollette e modificarle? Ma stiamo scherzando? Cioè, questa è una cosa, secondo me, di che io non vorrei essere... però secondo me rischia veramente l'illegalità. Ecco perché dico forse loro sono in difficoltà, non sanno come affrontare il problema, stanno cercando in tutti i modi di però stanno trovando le soluzioni peggiori. Bastava semplicemente mandare un acconto di 100 euro a 6.000 utenti, avrebbero raccolto praticamente... Questo per il 2016. Sì, avrebbero raccolto praticamente, e poi a conguaglio avrebbero avuto il tempo, certo, di controllare i contatori, eccetera, eccetera. Del resto abbiamo così tanto personale all'interno
del comune, ma dico così tanto personale, che non c'è necessità di, cioè si possono andare a vedere i contatori delle persone, vedere esattamente quanto hanno consumato e mettere una pietra e dire da questo momento è questo, poi se si ricavano altri dati, se si riesce a fare benissimo, ma intanto non creare sconcerto nella città e disagio ai cittadini che dovranno lasciar perdere di lavorare, andare al comune, andare nelle sedi del Movimento 5 Stelle per portare le bollette ai consiglieri comunali, del Movimento 5 Stelle, una cosa che non si è mai vista nella città di Gran Michele. Ecco perché dico, noi viviamo un clima un po' particolare, consentimi questa metafora, cioè noi siamo come quei papà a cui a un certo punto il figlio diciottenne, raggiunta la maggiore età, prende la patente. E poi, siccome ha fatto un po' di scuola guida con l'istruttore... Gli dai la macchina? No, gli dai, ti chiede la macchina, dice, no papà, mi devi dare la macchina. Allora il papà gli dice magari, va bene, andiamo, ti accompagno. No papà, vado da solo, perché io da solo so far tutto, non c'è bisogno. Dice, ma sai, ti posso essere d'aiuto, magari conosco meglio le strade, so dove... No, assolutamente, tu non sai guidare, tu non sei capace, tu non sei all'altezza. Per non dire tu viaggi ubriaco, cose di questo tipo, certo. No? Dopodiché magari gli altri dicono, sì, ma sì, il ragazzino, dagliela, perché è giovane, bisogna aiutare i giovani, incoraggiarli, eccetera, eccetera, per carità. E tu a un certo punto dici, vabbè, mettiti a guidare, poi comincia a ritardare e non torna, e poi la mamma comincia a dire, ma dici, perché non ti stai preoccupando di quello che sta succedendo, dici, di quello che sta facendo tuo figlio? La stessa cosa... Scusa, lo dico con una simpatica ironia, sta succedendo a Gran Michele, perché in effetti molte persone adesso ci chiedono, dici come? Vi ricordate quando avete voluto dare la macchina a questi giovani baldi, persone per carità a modo corrette, ma senza nessuna esperienza amministrativa? Questi adesso sono i risultati, e che adesso dobbiamo piangere un po' tutti. Speriamo che quanto prima si trovi una soluzione e si possa arrivare a un risultato più serio, più concreto, dove si dimostri di avere buon senso, capacità amministrativa e cose dicendo. La mia paura è che per imparare a fare l'attività amministrativa ci vogliono anni, non si impara subito. È comunque umiltà. Ci vuole molta umiltà, ci vuole molto rispetto anche di chi non condivide le tue idee, perché da lì puoi intelligentemente anche ricavarne buoni consigli, e poi avere anche il buon senso di trovare le soluzioni migliori senza creare grandi disagi, senza creare grandi preoccupazioni nelle persone. Mi pare che da questo punto di vista a oggi questo atteggiamento da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle non ci sia, anzi tutt'altro, c'è un atteggiamento di arroganza, c'è un atteggiamento di offesa, di svilire sempre, supponenza, di cercare di svilire un po' le risorse di questa città che sono state grandi e molteplici. Anche i loro genitori, devo dire, da questo punto di vista, mi permettono di dirlo perché sono più grande di loro, anche i loro genitori nel passato, di quelli che oggi ci stanno amministrando, hanno svolto ruoli politici nella città anche importanti. Non credo che a casa li prendano a bastonate o gli dicano tu certo. Sei un incapace, una persona così, non credo proprio, anche perché questi genitori gli hanno consentito di vivere bene e molto agiatamente, per cui penso che dovrebbero essere molto più rispettosi e poi sapere individuare laddove ci sono state le responsabilità, individuarle e non fare di tutta un'erba un fascio, come si suol dire. Senti, il movimento... Così, seppur come associazione politica, la Rinascita, ecco, come sta operando? Avete un consigliere comunale in città, sì. Seppur di maggioranza avete raggiunto l'accordo di lasciare anche la presidenza del Consiglio alla stessa formazione che aveva eletto il sindaco, e ribadisco, io salutai positivamente questa cosa perché era ragionevole pensare che proprio perché non ci fossero alibi, che tutte le forze responsabilmente, seppure avrebbero potuto eleggersi un Presidente del Consiglio, hanno ritenuto opportuno lasciare invece, dare tutte le opportunità al Sindaco di potersi gestire anche il Consiglio Comunale. Ti ringrazio per la domanda, perché
Io credo che questo risultato fu frutto di un ragionamento, certo, di tutta la maggioranza, seppur variegata. Allora, noi pensiamo questo. In effetti la vittoria del Movimento 5 Stelle non è stata una vittoria completa, è stata una vittoria incompleta, perché certo, non hanno la maggioranza in Consiglio Comunale, quindi soprattutto hanno, cioè sono 12 consiglieri di opposizione e 4 di maggioranza, quindi voglio dire c'è una Si volesse martedì che è convocato il Consiglio Comunale potrebbero anche non riunirsi, fare mancare il numero legale. Io ricordo che questi consiglieri hanno consentito l'approvazione del bilancio, addirittura alcuni consiglieri dell'opposizione l'hanno anche votato il bilancio dell'amministrazione comunale. Anche quelli che facevano riferimento al Lombardo. Guarda un po'. Che non sono lombarducoli. Ma no. Per carità, ma la smettono. Però i voti per l'approvazione del bilancio li hanno accettati. I voti, certo, non si rifiutano quando arrivano, Va bene, ma però voglio dire... È perché serve a conoscere il mondo della città di Gran Michele. Al di là delle piccole polemiche che poi non ci portano a niente. No, diventano offensive e sgradevoli. Sono offensive perché hanno atteggiamento, quell'atteggiamento di cui dicevamo prima. Però volevo sottolineare questo, la loro non è stata una vittoria completa. È stata una vittoria incompiuta, dico io, perché non hanno la maggioranza in Consiglio Comunale. Per cui la città ha dato, a questi consiglieri comunali che sono stati eletti, hanno una grandissima, una forte visibilità all'interno della città e possono svolgere un ruolo importante se continuano a fare ciò che hanno fatto durante la campagna elettorale, cioè a ritornare dalle persone che li hanno votate e quindi a spiegare, a dialogare, a capire quali sono le ragioni, le motivazioni, eccetera, e poi ad avere la capacità anche di lavorare insieme. Perché capisco che sono il frutto di tante liste messe insieme, eccetera, però sostanzialmente alcuni principi fondamentali sono comuni a moltissimi di questi consiglieri, se non tutti. E quindi lì bisogna avere la capacità politica di trovare un momento di sintesi fra tutti e in questo momento di sintesi poi avere una strategia per la nostra città, perché altrimenti se si va a pariglia spessa è normale che non si otterranno grandi risultati dal punto di vista politico e dal punto di vista amministrativo per il bene della nostra città. Quindi io ribadisco questo concetto, cioè loro hanno avuto il voto per il sindaco perché questa legge elettorale gli consente di prendere, chi prende un voto in più diventa il sindaco di questa città, certo. Ma dal punto di vista del Consiglio Comunale non hanno vinto, anzi hanno perso forte. Quindi dire, bisognerebbe avere un atteggiamento di dialogo con la città, con le forze, se non con tutti, quantomeno con le forze più propositive che vi sono, e ve ne sono tante in questa città, e cercare di trovare una sintesi politica per il bene comune. Questo non c'è. C'è un atteggiamento di chiusura. Devo dirti che noi, il consigliere nostro che è stato eletto nella nostra lista, Mauro Murgo, è una persona, è un imprenditore, un artigiano, è una persona che ha lavorato tanto in tanti settori, in particolar modo in settori vitali per la città di Gran Michele, è conosciutissimo, è molto stimato, eccetera. E devo dirle che li ha anche aiutati, perché se non fosse stato per questo consigliere Mauro Murgo, che ha mezzi, strumenti, capacità, organizzazione di lavoro, eccetera, io non so per quanto tempo saremmo rimasti senza acqua a Gran Michele. Quindi voglio dire, abbiamo dato anche questa grande disponibilità a cercare di evitare disagi a tutta la città, eccetera, però abbiamo capito che da parte di questo gruppo che guida oggi, che amministra oggi la città di Gran Michele, c'è una chiusura netta, una chiusura a riccio, come ti dicevo appunto, in una concezione manichea della politica, per cui noi siamo gli unici e soli buoni, tutto il resto è cattivo, è marcio, è da buttar via. E questo è assolutamente fuori dal mondo, fuori dal mondo. Io non credo che loro, secondo me, siano convinti di questo, personalmente parlando, perché penso che forse il gioco politico del Movimento 5 Stelle a livello nazionale li obblighi a fare questo tipo di ragionamento. Però devo dirti anche che tutto sommato gli torna utile poi, perché questo gli consente di escludere, tentare di acquisire un ruolo di grande forza nella città, escludendo tutto il resto.
non è una strategia vincente. Io sono convinto che nell'arco di qualche anno li porterà in una brutta strada. Ma nell'arco di qualche anno Gran Michele può resistere? Speriamo di sì, speriamo di sì. Certamente faremo le nostre proposte in Consiglio Comunale. Speriamo. Io voglio partire dal Consiglio Comunale, cioè qui sto registrando la consapevolezza che la città non va, no, per essere molto elegante, giusto? No, non va. Ma la maggioranza del Consiglio Comunale, la maggioranza democratica della città, ha espresso 12 consiglieri su 16. Quindi voglio dire, questi hanno un mandato di controllo, di indirizzo a tutta l'attività amministrativa. Certo. Abbiamo detto prima che il Consiglio Comunale ragionevolmente e responsabilmente, a mio avviso, bene fece quando delegò la presidenza del Consiglio alla pari famiglia del sindaco, diciamo. Ecco. Ma oggi, con questo risultato, con questo quadretto che qui registriamo tutte le sere sulla città di Gran Michele, i 12 non dovrebbero fare un focus, non dovrebbero fare un briefing, non dovrebbero fare un incontro tra i 12 per dire: ma noi stiamo consentendo a questi di portare al disastro la città. L'ho lanciata così. E al di là del periodo di assestamento, diciamo, no, voglio dire, ma sono, allora sono d'accordo con finisco te. Finisco l'assestamento, 7 mesi sono. Sì, ed è già avvenuto. Se vogliamo dirla tutta, Rosario, scusami. Dal punto di vista amministrativo, loro portano avvantaggiati perché un dirigente, il primo dirigente del comune di Gran Michele, che era con la giunta Canzonieri, adesso è l'assessore alle finanze. Esatto. Voglio dire, non è che hanno fatto un salto nel buio. No, salto nel buio dal punto di vista finanziario, no. Dal punto di vista organizzativo. Ma voglio dire, l'assessore era un dirigente di primo livello, non so come si chiama, ma certamente non era un funzionario. Pino, non c'è dubbio che i problemi. Ora, i 12 consiglieri i problemi ci sono stati... hanno consentito per arrivare a fine gennaio 2017, si sono conclusi abbondantemente 7 mesi. Io credo che bisogna fare un punto di reset per dire: abbiamo fatto questo gesto, abbiamo dato il consiglio alla gestione perché non si abbiano alibi. Cosa facciamo? Chiediamo un consiglio straordinario con la presenza del sindaco, suggerisco, e dire: guardi qua, signor sindaco, qui la città sta andando male. Noi siamo 12 consiglieri comunali. Se noi volessimo e fossimo cattivi, non lo siamo stati perché abbiamo dimostrato, potremmo bloccare l'attività politica amministrativa, nel senso che non consentiremo neanche che si riunisca il Consiglio Comunale, perché di questo si tratta, esatto, giusto? Quindi potrebbe lui solo fare il sindaco e noi fare gli amministratori, i consiglieri comunali. Ecco, io credo che un momento di reset, il Consiglio Comunale, che è l'organo democraticamente espresso e quello più veritiero per come si debba leggere politicamente la città, diciamo, no? Perché il sindaco è uno solo, quindi sono tanti le cause che inducono a votare per una persona, al di là dell'appartenenza politica o partitica, no? Che sia rosso, nero, bianco, grigio che sia. È stato scelto un galantuomo, era sulla bocca di tutti, apprezzato da tutti, è stato eletto. Però è chiaro che la gente politicamente non gli ha consegnato l'altro organismo democratico che è il Consiglio Comunale. Quindi io credo che una riflessione, i 12 consiglieri della maggioranza in Consiglio, della maggioranza della città, perché la città è rappresentata a maggioranza in Consiglio Comunale, non ci sono alibi. Oggi io dico che questi 12 devono far sentire la voce della maggioranza democraticamente eletta. Non so se il discorso è un po' ingarbugliato. No, il concetto tuo è chiarissimo e lo condivido, e sono convinto che i consiglieri comunali, nei consiglieri comunali, nella coscienza dei consiglieri comunali, stia maturando già questo progetto politico. E il problema è che vengono da liste diverse, sono stati eletti da poco, c'è stato un momento di smarrimento, anche perché i risultati elettorali dovevano obiettivamente nelle previsioni essere un po' diversi, per cui c'è stato uno smarrimento anche in questa composizione. Certo.
Adesso credo che questa consapevolezza stia cominciando a venire fuori, anche perché si cominciano a vedere i primi atti che di fatto dimostrano alcune incapacità, e quindi io sono certo che pian piano si arriverà a quello che tu stai dicendo e si comincerà a fare il punto. E lì bisogna avere buon senso, bisogna avere intelligenza, bisogna essere poi seri, concreti, perché dobbiamo badare bene che innanzitutto c'è il bene della città da tenere presente e che non si possono fare giochi politici a danno della città di Gran Michele. Questo deve essere il punto fermo su cui basare tutte le proprie scelte politiche. Dopodiché è ovvio che questa maggioranza, che è stata voluta dalla città di Gran Michele ed è la maggioranza in consiglio comunale, ha il dovere morale, ha il dovere politico di indirizzare l'attività, di controllare l'attività amministrativa del comune di Gran Michele, perché altrimenti verrebbe meno al suo compito istituzionale per cui è stata chiamata, a cui è stata chiamata. Ecco, quindi sono certo che a questa soluzione piano piano si ci arriverà, e si ci arriverà perché ormai diciamo che su alcune questioni si stanno creando. Sette mesi sono assai. Sette mesi non sono pochi, però ecco, io non vorrei dare l'impressione che si voglia subito, anche perché io voglio distinguere due cose. Qua si dice sempre: ah, ma noi non possiamo giudicare dopo sei mesi. Momento, noi non stiamo giudicando l'amministrazione dopo sei mesi per quel che riguarda lo stravolgimento dell'economia di Gran Michele, delle scelte di rifare tutte le strade nuove, eccetera, eccetera. Stiamo parlando della normale quotidiana amministrazione, che è la distribuzione dell'acqua e la raccolta della spazzatura, sono i tributi normalissimi che la gente deve stare, cioè stiamo parlando dell'ABC della politica, quindi lì non è un problema di tempi per cui dobbiamo dar tempo, lì bisogna sapere intervenire subito, perché altrimenti si creano danni come si stanno creando. Per cui sulle altre cose che riguardano lo sviluppo, i grandi temi della città, è ovvio che c'è bisogno di tempo per poter valutare come questa amministrazione si comporterà, ma sulle cose semplici no, sulle cose di primo acchitto, diciamo, di prima attività, che insomma un sindaco, un'amministrazione, un assessore, la prima cosa che deve fare è garantire i servizi essenziali quotidiani. Se non è in grado di fare questo, non è più un problema di tempo, già un mese, due mesi già sono tanti, figuriamoci sei, sette mesi. Ecco, poi con i problemi che si evidenziano, che non sono sorti oggi. Giusto, quello dell'acqua per esempio. No, no. Però è chiaro che bisogna avere le idee chiare, anche perché il problema acqua, lasciato la SIA che torna al comune, era un argomento già assodato in consiglio e in campagna elettorale. A voglia, certo. Quindi ogni sindaco eletto potenzialmente sapeva che doveva affrontare questo problema, certo, non più legato alla SIE ma al comune direttamente. Esatto. Voglio dire, un sindaco che si presenta e all'ardire di proporsi deve avere chiarissimo come agire. Ma loro dicevano di averle chiare. Ma infatti. Io ti voglio dire solo questo. Noi, l'amministrazione Compagnone, di cui io ero assessore in quella. Non me la ricordo questa. Nel 2008 abbiamo approvato le tariffe per l'acqua potabile, no? E abbiamo stabilito che per ogni 100 metri cubi si pagassero 75 euro. Oggi per la stessa quota circa 75 euro. Oggi per la stessa quota l'amministrazione ne prevede 150. Quindi c'è un raddoppio. Ecco, allora perché loro nel bilancio cosa hanno scritto? Nel bilancio hanno scritto che è prevista un'entrata di 1 milione e 200 mila euro. 1 milione e 200 mila euro, la SIE, che è una società privata e che ha l'interesse a far pagare tutti, anche gli evasori e gli abusivi che prima non avevano mai pagato, bene, non gli ha mai preso queste cifre, è arrivato sempre a 600-700 mila euro, non di più. Quindi cosa significa prevedere nel bilancio 1 milione e 200 mila euro di entrate? Significa che questi soldi molto probabilmente non entreranno. È chiaro questo. Non entreranno. Perché sembrando, tu non solo non li hai, ma raddoppi le bollette. E tanta gente che prima loro dicevano non era in grado di pagare, non bisognava oggi che pagassero, oggi gliela raddoppi.
dico, ci sono una serie di incongruenze, secondo me, dettate dall'inesperienza proprio di questi giovani che si sono prestati a fare questo tipo, e che se avessero avuto qualcuno più esperiente a fianco, probabilmente non sarebbero incappati in errori così pacchiani. Io però ribadisco, non voglio accanirmi su questo, ma l'assessore alle finanze, che persona certamente non è una parvenue, certo, diciamo, è certo, una che certo viene da esperienze amministrative, certo, con Canzonieri prima, non so prima dove, ancora prima dove fosse, e compagnie. Voglio dire, conosce la macchina amministrativa, sa le potenzialità, e quindi mi suona strano che si presti a queste scelte. Ma io credo che lì ci siano stati dei problemi. Non vorrei che ci fosse una super regia. Ma io extra amministrazione. Questo lo capiremo meglio in futuro. Ma io lo sto cominciando a comprendere ora. E su questo faresti bene come giornalista a indagare, no, per di capire se io sono un giornalaio, non intanto, sono giornalista. Neanche buon a vendere i giornali. Intanto l'assessore, stiamo parlando dell'assessore Ragnola, giusto? Sì, persona capace, io ho conosciuto, Ragnola, sì, persona a modo. Non discutiamo. L'assessore non ricordo che fosse anche dirigente del settore tributi, io ricordo che fosse soltanto dirigente al bilancio, non vorrei sbagliare, credo, però, una cosa del genere. Su questo. Sì. Ma l'attuale dirigente del servizio economico finanziario non ha voluto i tributi, quindi i tributi sono autonomi rispetto al servizio economico finanziario. Allora, il settore tributi credo che sia il settore 6, è oggi diretto da un impiegato comunale che è il dottore Sileci. È persona seria, competente, quadrata, non è persona certamente che fa, è uno che riflette, si siede e sa il suo mestiere. Il settore invece del bilancio economico-finanziario è diretto invece dalla dottoressa Di Dio. Giusto? Concetta Di Dio. Allora, l'assessore al bilancio ovviamente predispone il bilancio e mette in entrata 1.200.000 euro. Non mi risulta che ci sia una relazione del sesto settore. Sileci, sì, Di Dio. Non so se all'epoca fosse anche Sileci. Comunque, del sesto settore tributi, che comunicasse dati in base ai quali in bilancio si potesse prevedere una somma di 1.200.000 euro. E come nasce allora questa somma? Cosa non l'abbiamo capita, non l'abbiamo capita nessuno. E ciò nonostante... Perché la dottoressa Di Dio conosco di essere persona molto posata. Esatto, diciamo. Esatto. E ciò nonostante, per senso di responsabilità, nessuno della cosiddetta maggioranza opposizione ha creato problemi, cioè ha chiesto chiarimenti, eccetera. Sono stati dati dei chiarimenti così molto vaghi, molto generici, però per non bloccare, per non si dire che stavamo bloccando l'attività amministrativa di questo. Gli avete approvato anche il bilancio. Per carità, gli è stato approvato anche, gli è stato consentito con facilità di approvare anche il bilancio. Quindi, vedete, da questo punto di vista hanno avuto la mano larga da parte di tutti perché amministrassero, soprattutto per le cose che interessano tutti noi cittadini, che poi alla fine, oltre che politici, certo, siamo anche cittadini, quindi aspettate i servizi. A me interessa che l'acqua arrivi, perché quando io sono stato una settimana senza acqua ho avuto problemi a fare, ecco, per cui alla fine i servizi fondamentali sono importanti. Io non lo so, cioè, no, io non dico che non si danno da fare, però probabilmente la mancanza di esperienza e poi l'errore, io torno a ribadire, di cacciare la SIA in quel modo, di interrompere il rapporto con la SIA in quel modo, attiene senza avere predisposto un'organizzazione, eccetera, eccetera, nonostante che al comune ci siano un mare di impiegati comunali, perché fra quelli di organico di diritto e quelli di organico di fatto, scusa se uso questa simbologia come per la scuola, sono un mare di impiegati, e questo consentirebbe sicuramente. Poi questo spero nelle prossime sere di avere ospite anche l'ex sindaco, che ha corso anche per la portona di sindaco, Salvatore Canzoniere, vero? Con la Canzonieri. Canzonieri, mai che la azzeccassi.
ma è come cuscino. Così, così. Quindi storpio un po' i nomi. No, vediamo un po' se una di queste sere può essere presente, se ci dà il piacere Salvatore Canzonieri di essere presente, per capire come, in effetti lui questa qui se la intestò, diciamo. Però probabilmente, ecco, forse la città non era, o meglio, l'apparato burocratico del comune non era pronto a a sostituirsi alla gestione della SIA. Pino, su questa vicenda dell'acqua pubblica, dell'acqua privata, c'è da una parte, da chi è più furbo, speculazione politica, da chi invece è meno furbo c'è ignoranza, perché non riesce manco a farsi i conti. Cioè, noi, il comune di Gran Michele, da quando c'è la SIE, no, i cittadini non hanno mai pagato una lira in più rispetto a quella che pagavano prima. Hanno pagato tutti e non c'erano persone che non pagavano, perché non c'era il politico di turno che gli diceva: vabbè, non ti preoccupare, ci parlo io in ufficio, non ti faccio pagare niente. Oppure qualcuno che si allacciava abusivamente veniva scoperto, e ne hanno scoperti tanti, anche se ci sarebbe piaciuto sapere i nomi di questi illustri personaggi, non li abbiamo mai potuti sapere, ci sono atti riservati, non li possiamo conoscere. La privacy. E comunque la SIE non ha mai incassato più di quelle cifre che dicevamo, intorno ai 600-700 mila euro l'anno. I lavori di riparazione, eccetera, di manutenzione, costavano alla SIE molto meno di quanto costavano al comune. Perché avevano una struttura di base. Perché avevano una struttura, avevano capacità, avevano un personale molto specializzato, c'era un ingegnere in modo particolare che era bravissimo, cioè quando il comune faceva tre buchi per individuare una perdita, lui ne faceva uno e la trovava subito, anche perché avevano poi gli strumenti, erano organizzati, quindi si riducevano le spese, il servizio era garantito e noi pagavamo quanto abbiamo pagato sempre, con le aliquote della delibera del 2008 da noi stabilita. Quindi la SIE ha fatto un lavoro straordinario nella città. Poi mi si dica, qualcuno dice: ah, ma non hanno fatto investimenti, non hanno fatto le fognature, ma non c'entra niente, quello è un altro discorso. Gli investimenti avrebbero potuto farle se tutti i comuni della provincia avessero aderito, perché c'era un budget grande da gestire. Quando ti aderiscono 4-5 comuni, intanto però il servizio ha funzionato, noi non abbiamo avuto problemi da quella data in poi, quindi non hanno speculato su niente, non hanno rubato soldi a nessuno, sono state delle persone che hanno garantito il servizio a tutti e nessun cittadino ha pagato una lira in più rispetto a quella che avrebbe pagato se il comune fosse stato in grado di gestire questo servizio. Quindi di che stiamo parlando? Stiamo parlando del nulla, del nulla. Per cui poi dice: ah, ma questi sono stati offese anche questa società, eccetera, eccetera. Ma scusa, le offese vanno valutate dai fatti. Prima di offendere una persona, devi andare a valutare i fatti. Non puoi andare a fare il processo alle intenzioni oppure fare dietrologia su tutte le cose, perché così il mondo non va avanti. Questa è la mia opinione. E io penso che un atteggiamento più sereno nei confronti della SIE avrebbe potuto portare a soluzioni diverse, e probabilmente oggi nemmeno il gruppo del Movimento 5 Stelle si troverebbe in questa grossissima difficoltà, a mio giudizio. Bah, io non so se oggi era una delle ipotesi che è girata, che ci potesse essere la volontà, o comunque essere con le spalle al muro per tornare alla SIE. Non so se ci sono le condizioni. No, non credo. Loro adesso di recente hanno praticamente assegnato a una ditta di Ragusa, la Sequel, hanno assegnato un incarico professionale per acquisire dei software, la Sequel utilizza i progetti dell'autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici, no? Un'autorità riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio, e che stabilisce un po' come andare a creare un database per, e questo mi sembra un buon lavoro, diciamo, per cominciare a partire, ma non può essere assolutamente sufficiente, perché se questa cosa non verrà fatta bene ci saranno altri problemi, perché voglio dire, lì loro dovranno, per costruire questo database, dovranno partire dallo storico, utilizzare gli incroci catastali, e quindi l'anagrafe, gli incroci catastali e lo storico. Se non stanno attenti, creeranno un mare di ulteriore disagi alle persone, perché nel tempo le cose cambiano. Intanto sono partiti giusto con l'acconto sulle bollette del 2016. Questo è un acconto
fuori dalla storia. Sì, ma acconti completamente sbagliati. Completamente sbagliati. Ci sono famiglie con quattro persone e famiglie che hanno un carico maggiore di chi ha sei persone nel nucleo familiare, chi ne ha una e chi ne ha. Per dire, ci sono situazioni che andrebbero. Va bene, riviste completamente. Chiudiamo questo spazio col dottor Rosario Cannizzo, la promessa è che ci rivediamo perché dobbiamo assolutissimamente stare in campana. Io ribadisco che mensilmente daremo la possibilità anche ai cittadini di poter intervenire telefonicamente con gli strumenti che ci sono a disposizione, perché credo che Gran Michele deve ritornare ad essere. E, un inciso, io è notoria la storia del comune di Caltagirone, giusto? Quando non ho niente da accampare, assolutissimamente, però ci fu un momento in cui io dissi che praticamente la cosa così non andava. Si è protratta assai, si è protratta per 3 anni e poi un commissariamento di 4 anni e c'è una città ridotta al lumicino. Non vorrei mai che Gran Michele debba copiare questo percorso nefasto per la comunità e i cittadini di Gran Michele. Per cui se faccio questo lo faccio con l'interesse che Gran Michele, nell'interesse della collettività del Calatino, non si trovi praticamente a passare un periodo di oscurantismo così come quello che ha vissuto la città di Caltagirone e che oggi, grazie a Dio, Gino Ioppolo sta cercando in qualche maniera di tirare fuori da queste secche, diciamo. Questo è l'impegno, non voglio fare la Cassandra naturalmente, però questo è lo spirito che mi anima per la comunità vicina di Gran Michele, ripeto, per tutto quello che rappresenta istituzionalmente, territorialmente, per tutta l'area del Calatino. Io brevissimamente voglio aggiungere due cose. La prima è che questo rischio c'è perché se le entrate previste non saranno garantite, è normale che a un certo punto l'equilibrio di bilancio non sarà possibile. E poi vediamo chi glielo vota l'equilibrio di bilancio. E poi vediamo chi glielo vota l'equilibrio di bilancio. Perché, questo, poi, è un mio problema. Questo è il discorso. Il secondo problema, vedi, è che rispetto a Caltagirone, Gran Michele ha una realtà sociale e economica completamente diversa, che, caro Pino, non è più quella di 10 anni fa, fermati, no. Non è più così dinamica. Non è più quella di 10 anni fa, perché vedi, Gran Michele è avvenuta una cosa importantissima in questi 10 anni. Tutta quella piccola e media borghesia che era formata da agricoltori, artigiani, certo, commercianti, tutti avevano una ricchezza. Questa fascia sociale, che quindi garantiva la stabilità sociale, economica, certo, eccetera, eccetera, di una città, adesso è scesa di un livello, per cui gli imprenditori, gli artigiani sono diventati operai, economicamente parlando, sì, anche sì, se sì, hanno ci la partita capito, IVA, anche se hanno il negozietto. Però grande fatto, difficoltà, grande difficoltà. E quindi sarebbe, mentre Caltagirone vive prevalentemente sul terziario e bene o male ha una stabilità, quando pagano gli stipendi, quando pagano gli stipendi però bene o male arrivano, cioè, perché c'è l'ospedale, c'è l'ente, c'è l'altro, sono eccetera, le banche, ci sono le sono banche, rimaste, le scuole, certo, eccetera, eccetera, e quindi c'è certo un terziario più diffuso e economicamente un po' più stabile. Quella ricchezza che c'era a Gran Michele non c'è più, certo, e quindi un dissesto a Gran Michele oggi non sarebbe come a Caltagirone, ma sarebbe ancora peggio. Ecco perché temiamo ancora di più questa soluzione. Quando le bollette dell'acqua, solo semplificatamente, sono state raddoppiate, già è come se fosse in dissesto. Come se si stesse iniziando il dissesto. Questo è il problema. Sì, sì, perché esatto, un comune che va al dissesto significa che per legge le tariffe vanno tutte masse portate al massimo. Se l'acqua già l'avete raddoppiata, così potrebbe accadere con gli altri servizi. Per l'ICI, certo, per l'IMU, per la Tari, eccetera, eccetera. Assolutissimo. Esatto. Ma qui il baluardo è il Consiglio Comunale, che credo certo che non si renderebbe partecipe di questa macelleria sociale. No. Il Consiglio giusto Comunale, no, sono certo, nel Consiglio vi sono persone dotate di intelligenza politica, di capacità, di rispetto e soprattutto di collegamento con la città, con i cittadini di Gran Michele. Quindi penso, sono certo che questo non avverrà. Grazie al dottor Rosario Cannizzo, a presto, grazie, arrivederti, non ti farò aspettare molto. No, ogni tanto da Militello
Prosegui per Caltagirone prima di deviare su Gran Michele. Va bene, va bene. Grazie al dottore Cannizzo, presidente del circolo La Rinascita di Gran Michele. Alla prossima, grazie. Pausa pubblicitaria.